Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Alex10TV e oggi cambiamo completamente argomento perché siamo su un videogioco che si chiama Cat Mario, che hanno fatto molti youtuber. Allora, Cat Mario praticamente è un videogame che fa veramente sclerare. L'avevo provato prima e non posso dirvi minchia quanto ho sclerato, giuro. Eravamo all'inizio. Ero all'inizio e già non ce la facevo più. Allora, press jump. Ok. Questo è l'inizio. Ecco. E abbiamo appena iniziato. Siamo già morti. Non ho fatto neanche un cazzo di salto decente. Ok. Quindi crollano. No. Aspetta. Madò, che culo. Che culo. Di quella zoccola di tua sorella putrefatta in... Perfetto ragazzi, siamo tornati. Vediamo se stavolta riusciamo a fare qualcosa di decente senza morire. O devo sclerare come fa Favij. No, no, porca di quella zoccola. Ogni... Mettetevi tutti. Madò, cosa ho fatto? Quando mi riesce di fare una cosa fottutamente decente, viene sempre rovinata. Ecco, infatti, da delle sorprese inaspettate. Ragazzi, io vi giuro che di questi fantasmi io prima o poi faccio un massacro. Che non ha senso. Dai, la bandiera. C'era la bandiera. C'era la bandiera. C'era la bandiera. C'era la bandiera. Ma porca di quella zoccola. Perché non riesco mai a fare un cazzo, tech. Ecco. Guarda. Ma questo. Per colpa di questa cazzo di telecamera non riesco a fare un cazzo. Perfetto, ragazzi. Ci siamo di nuovo. Vediamo di fare qualcosa di decente. Mi sa che anche oggi non ci arrivo alla bandiera, sapete? Siamo all'inizio, si fa in 20 secondi sto pezzo. Perché non riesco a farlo, non riesco a farlo. No! Non riesco a farlo. Se io premo il tasto salta, devi saltare, porca troia. Madonna. Madonna, Madonna, Madonna. Va. Vabbè ragazzi, io direi che per questo episodio la chiudo qui. Se il video vi è piaciuto, come al solito, lasciate un commento e un mi piace. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Bello ragazzi, e premessa, in questo video c'era anche mio fratello che mi stava guardando mentre stavo giocando. Bella ragazzi.